Siamo il tempo che viviamo, siamo il tempo che attraversiamo, in bilico sui nostri pensieri incerti. Siamo i giorni accesi di attesa, gli orizzonti che si colorano di un futuro che diventa presente. Ma cosa resta di noi nel soffio di questa eterna trasformazione? Cosa diventiamo? È la domanda che sembra percorrere lo spazio sotterraneo di questa mostra, diventando, nel contempo, soluzione a se stessa nell'interpretazione personale di ciascun artista. La fotografia viene usata per indagare, parafrasare una realtà altrimenti intangibile, conferendole con lo scatto l'asprezza che le conviene, prestandole l'ambiguità che le necessita. Il tempo cambia velocità, cambia i colori e le forme, trasforma il nostro corpo e il nostro vissuto, dentro e fuori. L'obiettivo crudele fruga nei pensieri scomposti, lasciandoci affissare l'intimità viscerale della risposta. Siamo cellule, incorniciate sul vetrino di un microscopio, corpi mutanti, capaci di avviluppare la nostra coscienza in un bozzolo da cui non verrà fuori come farfalla, ma come parte di scarto, roba da buttare, pronti a barattare la nostra carne, il nostro sentire con delle protesi. La nostra identità mutante macchia della sua imperfezione l'eterna ricerca di un ideale di simmetria. E di noi resta l'angoscia di due occhi fossili che da una parete sembrano fissare ombre narcotizzate, perdute in un'oscurità senza spessore. Una macchia cupa rimane del nostro cuore.